sono trovato benissimo e abbiamo ragionato su questo diritto conflittuale che c'è da un lato da parte degli stati alla sicurezza e dall'altro da parte dei cittadini alla privacy, intesa però non come il problema di non interferenza nella vita privata, ma come appunto la capacità di ciascuno di essere padrone di se stesso, di essere sovrano e di poter sviluppare le proprie possibilità. Perché uno Stato che interferisce, uno Stato nazionale o estero in particolare, sulla vita delle persone, diminuisce il loro potere di esistere, per dirla con Spinoza, nel senso che gli rende cauti, capaci di autocensura, sostanzialmente obbedienti alle regole che vengono imposte. Quindi Assange e Snowden e gli altri che hanno rivelato non tanto segreti militari di Stato, ma l'interferenza di queste agenzie spionistiche sulla vita di miliardi di cittadini, perché ormai c'è una rete globale, sarebbero degli eroi sostanzialmente dell'etica. Per quanto io ripeto che fare dell'etica uno scudo sufficiente mi sembra troppo poco, perché se l'etica non si trasforma in regola, in istituzioni di diritto e in strutture anche tecniche di copertura della nostra vita privata, altrimenti noi siamo esposti agli sguardi di tutti. Quindi è bene essere dimenticati.